Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Facciamo un altro video gameplay in presa in diretta con la mia videocamera schifosa. E oggi vi mostro un altro gioco. Prima o poi vi mostrerò questo, dai. O forse questo. I miei giochi dell'infanzia. Vabbè. Vi facciamo vedere un gameplay di God of War Collection volume 2. Gioco che mi ha prestato mio cognato. E niente. Ho finito la Collection 1, che comprendeva God of War 1 e 2. Ho finito God of War 3 da poco. E adesso sto giocando a questa Collection 2 che riprende i due God of War usciti per PSP, quindi God of War Chain of Olympus e Ghost of Sparta, il fantasma di Sparta. Molto bene. Facciamo giusto un gameplay veloce. Come si vedrà, speriamo che si veda bene. Penso che devo andare di qua. Ah, scale a chiocciola. Un classico in God of War. Kratos abbracciava la notte eterna, fuori dal tempio era cambiato tutto. Morfeo diveniva sempre più forte e i suoi messaggeri proseguivano l'incessante marcia. L'evocazione di Ifrit sembra di stare in Final Fantasy. Aio. Ehi. No, non me la para. Maledizione! No, un altro! Giocando a normale. E datemi un po' di vita. Sono umana. Finita? Altre scale a chiocciola.
ecco fatto. Sicuramente c'è un enigma. Non mi piacciono i vasi. Bella enigma. Non dire un enigma, dai. Veloce! Euro. 5 euro. Usa lo spirito di Euro, il vento dell'est che indica la via del caro del sole. Okay. È bello. Allora forse c'è l'enigma. Vabbè, sicuramente lo scoprirò. Qui non c'è niente. Eccolo qua. Sapevo che doveva esserci qualcosa qui. Eccolo qui. Sfasciamo sempre. Beh, diciamo che rispetto a God of War 1, 2 e 3 gli enigmi sono un po' più semplici. Non lo immaginavo. Mm.
intanto sto ancora con pochissima vita. Ok, volo. Mettere anche l'oggetto. Salvataggio. Un occhio di gorgone. Ho preso un bel po' di... Vediamo. 5, ne servono parecchie. Ah, ho raggiunto il salvataggio, perfetto. Comunque è un grandissimo gioco. Non sfigura rispetto alle versioni per console maggiori. Alla fine è diventata una versione per console maggiore anche questa. Va bene. Anche questo gameplay è finito. Speriamo che si veda abbastanza bene. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.